Buongiorno, oggi siamo con Giovanna Testa, ginecologa, anzi specialista in endocrinologia ginecologica. Ci vuoi raccontare un po' del tuo lavoro, che chiaramente investe molto le donne, e molte donne, il mondo femminile, si rivolge a te, tutto il mondo femminile. Sì, ciao Caterina. Certo, vabbè, il termine è un po' difficile come termine endocrinologia, però è estremamente interessante perché comunque l'endocrinologia riguarda lo studio appunto degli ormoni e di tutto quello che implica il ruolo di queste sostanze che vengono prodotte dalle ghiandole. Cosiddette endocrine, vengono poi riversate nel circolo sanguigno e quindi vanno ad agire su organi target, quindi bersaglio a distanza. E proprio specificatamente di quello che mi occupo io, che è l'endocrinologia ginecologica, riguarda il ruolo degli ormoni nell'ambito della sfera femminile, quindi coinvolge naturalmente tutta la vita della donna, dalla nascita all'adolescenza, al periodo fertile fino anche alla menopausa. Quindi estremamente interessante proprio per questo, no? Perché comunque abbraccia tutta la vita della donna con implicazioni diverse a seconda della fascia d'età. Quali sono le fasce d'età che si rivolgono maggiormente al ginecologo, anzi alla ginecologa? Ah, sicuramente sai, dall'adolescenza in avanti. Durante l'adolescenza c'è tutta la fase dal menarca, no? Da quando si ha la prima mestruazione, le prime irregolarità e poi naturalmente legato anche a alcune manifestazioni, ad esempio in adolescenza, come l'acne, possono avere una causa anche di tipo ormonale oppure le irregolarità tipiche delle ragazze con ovaio policistico e così poi in età fertile la donna che cerca la gravidanza, per cui anche in quei casi in presenza di problematiche diverse si può intervenire con terapie specifiche. E poi naturalmente il periodo più che meno, quello della menopausa, quello della premenopausa, no? Cioè la fase che precede la menopausa, che può durare anche degli anni, non è solamente legata all'anno che precede la menopausa. La menopausa, il termine lo definiamo, la menopausa è l'ultima mestruazione, cioè viene definita poi proprio con questo termine il momento in cui la donna non ha più le mestruazioni. Però diciamo che la fase precedente, quella più che altro in cui il paziente comincia a manifestare i primi sintomi di irregolarità del ciclo, oppure anche, soprattutto diciamo le irregolarità sono i motivi che portano la donna a chiedere una consulenza al ginecologo, perché in queste fasi ci possono essere dei ritardi, così come dei cicli molto invece ravvicinati, molto abbondanti, che possono durare comunque, come dicevo, anche degli anni. E quindi sono tutte le fasce di età più o meno che si rivolgono a noi per problematiche di questo genere. Tu mi dicevi che in realtà ci sono moltissime donne che si rivolgono a voi anche per la menopausa, quando sono in menopausa, il momento in cui il ciclo scompare e quindi diciamo Esatto. l'azione ormonale viene quasi a cessare. Io se, ho Sì. sentito anche gente che soffre moltissimo in menopausa, quindi diciamo. Esposizioni di calore molto molto forti, oppure non ce l'ha. Ci sono dei farmaci però che possono aiutare donne in questo periodo, in questa fascia d'età. Sì, sai che cosa? Che nel momento in cui la donna va in menopausa vuol dire che le ovaie cessano di produrre gli ormoni, no? E quindi è proprio questo calo ormonale, soprattutto calo di estrogeni, che porta alla comparsa di questi sintomi che noi chiamiamo vasomotori e che sono proprio le vampate, le sudorazioni. E naturalmente, in considerazione
della causa, no? Che porta a queste manifestazioni, noi sappiamo benissimo che la terapia più efficace in questi casi, quello che noi definiamo il gold standard, è senza dubbio la terapia ormonale, cioè ci sostituiamo agli ormoni che le ovaie non producono più. E Hai risolto. quindi prescriviamo estrogeni e progesterone. Nelle donne che non hanno l'utero è possibile prescrivere anche solo estrogeni. Nelle donne invece che hanno l'apparato genitale integro è preferibile abbinare sempre il progesterone, che è l'altro ormone prodotto dalle ovaie, quindi per bilanciare l'effetto degli estrogeni. Per cui sicuramente in presenza di una sintomatologia la terapia assolutamente più efficace è la terapia ormonale. Poi bisogna valutare altri aspetti, naturalmente bisogna valutare lo stato dell'osso, perché ad esempio anche la demineralizzazione che è caratteristica proprio nella fase post-menopausale, quando l'osso inizia a diventare anche un po' più fragile. Anche in questi casi la terapia ormonale è molto efficace, per cui agisce proprio per Aiuto. controllare, sì, per controllare la perdita di massa ossea e quindi evitare che la donna possa andare incontro a osteoporosi. Mentre ti dico, fino a qualche anno fa c'è stato un periodo in cui la terapia ormonale era mitizzata, cioè sembrava che fosse la panacea a qualsiasi problematica della donna che andava in menopausa, c'era quasi l'indicazione assoluta, la donna va in menopausa, tac, si prescrive la terapia ormonale. Poi a un certo punto è stata demonizzata perché è uscito un articolo che aveva messo in evidenza alcune problematiche legate a terapie ormonali di lunga durata. Uno studio americano che poi analizzato nel dettaglio, comunque si è visto che si riferiva a donne di una fascia di età superiore, media superiore ai 65 anni, con farmaci, comunque con ormoni che non sono quelli attuali di adesso, quindi con dosaggi molto più alti. Per cui alla fine diciamo che nelle nuove linee guida, considerando che le terapie ormonali adesso che possono essere prescritte ora, comunque si è visto anche con dosaggi più bassi, riescono a controllare benissimo la sintomatologia, quindi essere efficaci, no? E nello stesso tempo si è cercato di dare un po' un limite di tempo. Quindi il suggerimento per ora è di prescrivere la terapia ormonale in una donna nella fase post-menopausale per un periodo non superiore ai 5 anni. Poi ti dico la verità, mi capita anche di prescriverlo e di mantenerla per poco tempo in più, ma sempre discutendo, naturalmente valutando quelli che sono i rischi e i benefici della singola paziente. Paziente che viene comunque sempre monitorata, per cui naturalmente farà i suoi controlli di esami del sangue, controllo senologico con la mammografia, l'ecografia, eccetera. Quindi sicuramente monitorata sempre bene durante la terapia ormonale. Però diciamo che sicuramente è estremamente utile e importante, ecco, per la E donna. invece per quello che riguarda un argomento che penso adesso i giovani tocchino anche in modo diverso, che è quello dell'anticoncezionale. Allora, io quando sono apparse le prime pillole mi ricordo che c'erano pochi, ti prescrivevano molto, con molta fatica la pillola. Adesso, oltre un anticoncezionale che può essere la pillola di vario genere, perché ci sono con vari dosaggi, eccetera. Un tempo c'era solo quella e basta. Ci Esatto. sono anche altri modi di usare anticoncezionale. Adesso non le sto a citare perché penso che tutti li conoscono. Ma qual è l'anticoncezionale che adesso è più premiante rispetto a quelli che ci sono sul mercato? Tra i vari tu dici anticoncezionali che sono disponibili adesso. Sì. C'è Ma ce ne sono veramente tantissime. Allora, anche il le sconto. pillole,
Sì, di pillole ce ne sono veramente adesso tantissime, con dosaggi diversi, con progestinici diversi, quindi è importante valutare anche sulla donna, oltre che l'effetto contraccettivo, se tu lo prescrivi anche per un effetto antiandrogenico, ad esempio in chi ha l'acne o in chi ha della pelura in eccesso, eccetera, per cui si deve identificare la pillola magari più adatta per il singolo paziente. Poi, oltre alla pillola, sicuramente abbiamo, ed è molto utilizzato adesso, si è diffuso molto di più l'uso del ring, no? Dell'anello contraccettivo, che è molto comodo perché comunque viene introdotto dalla donna e per 21 giorni rimane in sede e poi per 7 giorni viene rimosso. Il cerotto anche sicuramente mi offre un vantaggio perché come l'anello l'ormone non viene assunto per bocca, quindi passa un po' meno attraverso il circolo epatico. E poi abbiamo adesso c'è anche il cosiddetto bastoncino, l'impianto sottocutaneo. È molto diffuso soprattutto nei paesi del nord, e viene introdotto questo piccolo impianto, questo bastoncino sotto la pelle dell'avambraccio e lì rimane per 3 anni. Rilascia costantemente solo progestinico, non ha estrogeni, un po' equivalente a quella che è la mini pillola, no? Che da noi si usa un po' meno rispetto che all'estero. Negli Stati Uniti, ad esempio, adesso è stata infatti, diciamo, diffusa anche da noi, comunque molto, molto richiesta dalle ragazze invece la spirale, perché sai, culturalmente noi non amiamo, in Italia non abbiamo mai amato molto la spirale nelle ragazzine giovani, chi non ha ancora avuto figli, eccetera, più che altro anche per il rischio di infezioni pelviche, eccetera. Però diciamo che la spirale ha il vantaggio, anche questa come l'impianto, di essere posta in sede e rimanere per 3 anni. E la nuova spirale è proprio più adatta per le ragazze perché è di dimensioni ridotte, quindi più piccole rispetto a quelle che usavamo noi prima e che abbiamo sempre introdotto nelle donne pluripare o comunque in chi ha già partorito. Senti, tu Quindi. sei ginecologa, però hai 3 figli di varia età. Come vengono educati i tuoi figli da te e tuo marito? Com'è l'educazione dei tuoi figli nei riguardi delle donne, in quello che devono, come devono comportarsi nei riguardi delle donne? Non pretendere dalle donne delle cose che loro non vogliono, essere invece più persuasivi e meno impositivi della loro posizione rispetto al genere femminile. Guarda, avere 3 figli maschi io da sempre ho sostenuto che è una grande responsabilità perché Certo. poi ti ritrovi, io ogni volta mi metto nella vesti, non lo so, delle loro future mogli, eccetera. Quindi l'ho sempre detto sin da quando erano piccoli, ho detto, mi sento veramente molto responsabile e non è facile, nel senso che poi naturalmente tutti e tre, ognuno ha un carattere diverso, quindi reagisce in maniera diversa a quello che gli viene comunque imposto, oppure in generale, sai, sicuramente. Mamma mia. Caterina, ci sei? Scusami, Ci sono, ci sono. è Va bene. intervenuta una telefonata. E quindi, allora, sicuramente il fatto di essere l'unica donna in casa, comunque sono considerata un po' quello che dicono le mie amiche, la regina della casa, in realtà non è proprio così, No. perché puoi immaginare cosa voglio Anche il dire. contrario. Esatto, infatti. In realtà è tutto più legato alla mia presenza perché mio marito non è che sia stato molto presente, però sicuramente nel rapporto che abbiamo anche noi, io sono una che tende molto a parlare, nel senso che preferisco se c'è una problematica di Grazie. affrontarla
e affrontarla esatto, di essere molto, cerco di essere sempre molto trasparente, molto diretta, quindi senza giri di parole, per cui abbiamo spesso affrontato argomenti di tutti i tipi, anche di, soprattutto io ho sempre sostenuto il rispetto nei confronti dell'altro, che sia appunto, che sia la propria fidanzata, compagna, moglie o altro, è fondamentale, deve essere reciproco naturalmente il rispetto, quindi è la cosa che secondo me deve essere prevalente. Mi auguro, insomma, di aver fatto un buon lavoro, non tanto per me, quanto appunto per chi sarà con loro in futuro e si affiaccherà a loro. Non Non, dicano la colpa della mamma. Esatto. che non dicano che la colpa è della mamma, esatto, infatti, ma anche con le fidanzate. Io sono, devo dire che le fidanzate che hanno avuto i miei figli sono sempre molto rivolte a me su qualsiasi cosa e io ho sempre cercato di appoggiare più loro che i miei figli su diverse situazioni, proprio perché appunto per avere avendo io una visione anche più femminile, naturalmente, però. Devo dire che sono, penso siano bravi, dai, me lo Senti, auguro. in questo periodo di Covid, c'è un articolo l'altro giorno in cui si parlava di una denatalità, cioè di una maggiore denatalità, del fatto che non fanno più figli, ma ne fanno È meno di vero. quanti pochi che ne facessero prima. Questo è dovuto a una questione psicologica, oppure la paura del futuro, oppure il fatto che essendo costretti a stare in casa, tutto sommato ci sopporta e non ci si supporta. Cosa pensi che sia? Sai che cosa? Allora, devo dirti, allora, in alcuni casi, in effetti, delle belle sorprese anche da lockdown, con gravidanze insorte in situazioni anche non scontate, che sembravano proprio difficili, quindi ci sono state anche queste belle sorprese che hanno portato la gioia di tutti. Effettivamente, io penso che la paura del futuro ha frenato molte persone, cioè anche, devo dirti, pazienti che avevano desiderio di gravidanza in alcune situazioni ho sentito, cioè, mi hanno proprio riferito, vediamo che cosa succede prima di mettere al mondo un bambino in un momento così, così critico. D'altronde però non possiamo nemmeno pensare di non andare avanti, no? Di non pensare al futuro, un futuro riproduttivo per tutti, ma più che altro perché la società ha bisogno naturalmente di leve e di forze nuove. Io mi auguro che i giovani di adesso facciano tesoro di questa esperienza, riescano insomma a portare a trarre quello che c'è di buono, no? Di tutti gli eventi che possono magari colpirci in maniera sfavorevole, però cercare di rimboccarsi le maniche e dire usciamo da questa situazione, siamo i Passo. primi. La cosa che mi preoccupa, sai che cosa? Ad esempio, anche pochissimi si vogliono dedicare alla politica, cioè non vedo molto interesse e coinvolgimento per quello che invece deve essere importante per tutti noi, nel senso che la gestione di un paese naturalmente deve essere affidato ai politici, ma i giovani, guarda, io ti assicuro, ne parlo con tutti, ma non ho finora individuato, trovato nessuno che si senta veramente spinto da questa forte motivazione ad approfondire i temi politici. Non so, o li vedono in maniera un po' distante, distaccata, e invece, secondo me, il futuro è nelle loro mani, non nelle nostre, cioè Però noi possiamo purtroppo in Italia non supportarli. c'è una scuola politica. Cosa, scusa? In Italia non c'è una scuola politica. Ci sono Esatto, persone che si esatto. sono improvvisate o quantomeno hanno Esatto. seguito determinate Esatto. direzioni, no? E non c'è una Sì, no, scuola no, ma politica. infatti. Invece questo è il motivo perché non abbiamo veramente dei politici. No, ma non possiamo improvvisare. Ma sai, qualsiasi mestiere non può essere improvvisato, cioè ci vuole competenza, ci vuole preparazione, ci vuole
informazione, quindi mai, cioè devi, una cosa, ti puoi dedicare ad una cosa nel momento in cui anche la conosci, no? Perché Certo, se no, vero. E questo poi è. vado all'estero. Senti, speriamo che il futuro ci aiuti e che aiuti i Certo. giovani, perché ormai sono loro che porteranno avanti il futuro. E ti ringrazio. Non si devono abbattere, sai che cosa? La mia preoccupazione, perché molti ad esempio si abbattono, cioè, ma noi non, cosa vuoi che cambiamo? Non riusciamo, ma invece no, secondo me ognuno, se ha un obiettivo, deve capire che può portarlo avanti, nel senso che l'importante è crederci, no? Se tu hai un'idea che pensi che sia buona, devi fare di tutto per poterla realizzare. Certo, ma sai che Questo è esistono, sono fondamentale. nati tanti movimenti, lasciamo stare quello delle sardine, insomma, sono nati tanti movimenti, però questi movimenti alla fine sono morti. Non so per quale motivo, o per poca voglia di continuare a combattere, oppure sono morti perché hanno avuto una burocrazia che li ha praticamente stesi, per cui non. Per cui speriamo bene. Io conosco le giovani in politica, però anche loro chiaramente si creano un futuro e poi vedremo cosa succederà Sai, veramente. guarda, un messaggio infatti ai ragazzi che vanno all'estero. Io ogni volta che vedo, che incontro anche così per lavoro e queste ragazze che stanno studiando, che si stanno formando fuori, eccetera, io poi cerco sempre di trasmettere il messaggio che nel momento in cui tornate, e spero che lo torniate in Italia, eccetera, comunque riusciate a portare un po' quello che avete appreso fuori. Cioè, iniziamo, come hai detto tu stessa, dalla burocrazia, no? Cioè, siamo uno dei paesi più burocrati che naturalmente creano dei limiti fortissimi, no? Alla realizzazione di qualsiasi progetto, qualsiasi idea. Quindi bisogna iniziare a far capire a questi ragazzi che effettivamente non è facile, tante cose in Italia sono difficili da realizzare, però con la determinazione, secondo me, ci possono riuscire. Adesso poi sono rimasti forzatamente in Italia molti, non sono più andati fuori, quindi. Certo, però sai, continuano a studiare, cioè la cosa importante è che apprendano e che poi riescano, no, a portare quello che hanno appreso, a portarlo, a metterlo in pratica anche in Italia. Poi è ovvio che si scontreranno di fronte a tante cose, tra cui sicuramente la principale è il problema della burocrazia nostra, purtroppo. Senti, ti ringrazio Giovanna, delle quattro chiacchiere, che sono state anche più di quattro, è stato molto Grazie interessante. Se le nostre lettrici vorranno rivolgere a te qualche domanda, ti farò sapere, anzi loro ci faranno sapere scrivendoci. Grazie e a a te. Certo. presto e buon Natale, anzi buon Natale passato, buon Vabbè, anno. buone feste comunque, buon fine Buon anno e buona ripresa. Grazie. e tutti i tuoi tre figli. Ciao, Ciao grazie, ciao. Caterina. Ciao cara, ciao.